Buonasera, eccoci con il consueto appuntamento Agenda Viaggi in Streaming. Con noi Angelica Singarella, Project Coordinator e Marketing Department presso Lausanne Tourism. Ciao Angelica, buonasera. Buonasera E grazie di essere il nostro ospite. Senti, iniziamo subito con le domande. Siamo anche noi molto pratici come voi svizzeri, eh? infatti, molto puntuali. Senti, ci puoi tracciare un tuo breve percorso professionale e la decisione di approdare a Lausanne Tourism? Certamente. Allora, io mi chiamo Angelica. Per spiegarvi, io ho dei genitori italiani che si sono trasferiti qui in Svizzera, nella parte francese della Svizzera, dove si sono innamorati di questo posto circa 50 anni fa. Dunque, io sono cresciuta qui, ho studiato qui e mi sono lanciata a fare l'università nel turismo perché viaggiare è qualcosa che mi appassionava molto e anche oggi. E adesso sono già 5 anni, dunque era il mio primo lavoro, è da 5 anni che lavoro per l'ente del turismo di Losanna, in particolare per il mercato italiano. Senti, i 136 anni del Brilliant Mount International School, diventata una delle scuole più note e ambite nel panorama Sì, è vero. europeo. Cosa è cambiato in questi anni ed eventuali novità se sono approdate? Allora, già per capire un po', Losanna è una città dove ci sono circa 35.000 studenti. È molto attraente per la sua università con le 7 facoltà, per il Politecnico, per la scuola alberghiera di management che è stata la prima a aprire qui a Losanna. Scuole d'arte, eccetera. Dunque è una città molto dinamica. E abbiamo anche delle scuole private molto note, come quella di Priamont. La scuola di Priamont, la sua particolarità è che è sempre stata gestita dalla stessa famiglia da tutti questi anni. Sono cinque generazioni, no? Esattamente. È sempre la stessa famiglia che gestisce questa scuola. Però all'inizio era una scuola solo per le ragazze, per imparare proprio le buone maniere. Ma oggi è diventata una scuola mista, però la particolarità è che ci sono dei quota per ogni paese. Dunque, se per esempio un italiano sceglie di venire a studiare alla scuola di Priamont, non si troverà con 10 altri italiani, per evitare giustamente di restare in gruppo ed aprirsi alle altre culture. Attualmente, la scuola Priamont ha un programma accademico che è in inglese per prepararsi alla maturità e poi proseguire all'università. Però d'estate, e questo da circa 40 anni, c'è un corso estivo, che sia in francese o in inglese, dove i ragazzi da 10 a 17 anni possono venire quelle settimane d'estate e che permette anche al ragazzo o alla ragazza di scoprire la scuola e poi, perché no, iscriversi al programma accademico. Poi la scuola organizza tantissime gite durante il weekend che permette a questi ragazzi di scoprire la regione, ma ci sono anche dei programmi sociali, questo è abbastanza nuovo, come per esempio i ragazzi che fanno il corso accademico, dove vanno a servire il cibo nelle associazioni. O ancora l'anno scorso hanno fatto un viaggio in Vietnam per andare a costruire una scuola. Dunque, queste sono proprio le ultime novità di Novità, questa scuola infatti. che Bene. prova di avere quel senso della famiglia, infatti il fatto che sia da tutte queste generazioni nella stessa famiglia. Bene. Senti, Losanna è entrata a far parte di recente come capitale mondiale del vino. Ecco, se ci puoi spiegare il suo segreto, considerando che anche nella stessa Svizzera sono molto agguerriti e preparati in questo segmento che comunque noi magari non pensavamo, ma voi svizzeri siete molto bravi nel preparare il vino. Sì, infatti, Losanna fa parte dal mese di marzo delle 10 Great Wine Capitals, come ne fa anche parte per esempio Verona in Italia. Queste città sono riconosciute per le loro regioni viticole e culturali,
che permette di promuovere i vigneti di ogni regione. Per Losanna è stata premiata di Great Wine Capital per la sua storia, la sua esperienza, per il turismo che fa emergere e certamente per il suo vino. Infatti, i vigneti dell'Avaux, dunque i vigneti di dove stiamo qui a Losanna, fanno parte del patrimonio dell'UNESCO ed è una zona mozzafiato perché i vigneti sono coltivati nella regione dall'XI secolo e sono dei vigneti in terrazze. Ci sono circa 10.000 terrazze su 40 livelli e sono circa 400 km di muri, che giustamente è una cosa molto particolare e si affaccia sul lago. Infatti spesso parliamo dei tre sole, dunque il sole che splende, del lago, dunque il sole che si riflette sul lago e dei muri che permette di ottenere questo vino. E la regione è anche molto, la cultura del vino è molto importante nella regione, per esempio a Vevey, che è una città a circa 15 minuti di Losanna, dove si svolge ogni 25 anni una festa grandiosa che si chiama la Fête des Vignerons, dunque la festa dei produttori del vino. L'ultima festa che hanno fatto nel 1999 c'erano 270.000 persone che erano venuti a vedere il spettacolo, dunque qualcosa di grandioso dove tutta la regione partecipa e la prossima festa dei Vignerons si svolgerà l'anno prossimo, dunque nel Bene, il 2019. 2019 allora. Esatto, Se... nell'estate del 2019. Quindi tra un anno esattamente, quasi. Senti Angelica, eventi culturali proposti a titolo gratuito è una delle vostre voci proposte per la primavera-estate 2018. Sono compresi anche le mostre musei? Diversamente sono previsti pass con sconti per turisti? Sì, infatti qui a Losanna ci sono tanti eventi, per esempio questo weekend abbiamo le cantine aperte, permette per esempio di comprare un bicchiere e di andare in giro per tutte le cantine dei vigneti del Lavaux con il suo bicchiere e andare a assaggiare i vini. Poi abbiamo per esempio dei festival durante l'estate, come per esempio il Festival de la Cité, inizio luglio, che è un festival di musica gratuito. Poi abbiamo per esempio da giugno a settembre il festival che si chiama All'orario d'estate, che è un programma gratuito con spettacoli, concerti, eccetera. E anche per esempio Losanna Table con eventi intorno alla gastronomia, che si svolge da aprile fino a dicembre. Poi parlavamo delle mostre. Infatti, per le mostre, ogni primo sabato del mese i musei sono aperti e in modo gratuito. Dunque, per chi viene all'inizio del mese, da non perdere assolutamente, per esempio, il Museo Olimpico, che è unico al mondo, la Collection de l'Art Brut, che è proprio un'arte nata del disagio, il Museo della Fotografia, il Museo della Fondazione de l'Ermitage, che è proprio della cultura un po' più classica, eccetera eccetera. Per chi non si potrebbe spostare per l'inizio del mese, dunque il primo sabato del mese, per tutte le persone che alloggiano in albergo ricevono la Lausanne Transport Card. Questa carta permette di prendere innanzitutto tutti i mezzi pubblici della città e della regione, ma anche di avere delle riduzioni per i musei o anche per esempio delle riduzioni sui biglietti dei battelli per fare delle gite sui battelli Belle Époque. Beh, interessante quello del Museo Olimpico, ne avrei sentito molto poco parlare. Senti, proprio in considerazione dei numerosi eventi e proposti primavera-estate 2018, come siete organizzati con la categoria dei disabili, sempre più numerosa un po' in tutti i paesi europei? Allora, diciamo che è una categoria molto importante per noi, infatti tutta la città in modo globale, per esempio gli alberghi, tutti gli alberghi rinnovati devono avere una quota di stanze per persone disabili e questo è una legge. Per esempio è vero che la tipologia della città di Losanna è un po' sfavorevole perché le vie vanno su e giù. Però i nostri trasporti come il treno, metro, l'autobus o anche i battelli hanno un sistema che permette di ogni persona, dunque le persone disabili, di spostarsi in modo più agevole. Dunque
Ecco, è una, comunque qualcosa che proviamo a integrare in qualunque programma, dunque nella nostra vita di tutti i giorni. Bene. Come viene vissuto il turismo thailandese, arrivato addirittura a più 79%? Ci spieghi i segreti di questo boom? Sì, certo, dunque quando parliamo di un aumento di 79% di pernottamenti, vuol dire che siamo passati da circa 5.500 a 9.900 notti. In Certo. confronto, il mercato italiano siamo a 47.000, dunque molto di più. Ma comunque questo boom lo spieghiamo perché il re thailandese che è deceduto nel 2016 aveva vissuto e studiato qui a Losanna. Dalla sua morte, i thailandesi hanno proprio iniziato a fare comunque pellegrinaggio sulle tracce del re, dove ha vissuto, dove ha studiato, eccetera. E hanno anche fatto un film sulla sua vita, stanno realizzando anche una serie sulla sua vita che sarà svelato per il terzo anniversario della sua morte. E dunque, in un modo o nell'altro, Losanna è anche stata messa in avanti e dunque questo turismo di questo mercato dovrebbe ancora svilupparsi. Bene. A gennaio 2018 il New York Times ha definito Lucerna uno dei luoghi più belli e affascinanti del mondo. Cosa sono riusciti a fare più di voi, secondo te? Beh, allora, è vero che ogni anno il New York Times pubblica le 52 destinazioni da visitare. Però, prima di Lucerna, nel 2016, Losanna, il cantone del Po, era stata anche nominata una delle più belle città da visitare. Ma questo diciamo che lo spieghiamo perché quell'anno lì c'era l'apertura, per esempio, del museo Chaplin e dell'acquario Aquatis, che è il più grande acquario di acqua dolce d'Europa. Dunque penso che sicuramente Lucerna quest'anno aveva delle novità da mostrare, come l'apertura, ecco, di un museo, però comunque in senso generale penso che in una strategia globale, se una città è nominata la più bella, come in questo caso Lucerna, si riflette su tutto il paese, soprattutto come un paese come la Svizzera che è molto piccola, e dunque anche su Losanna in questo caso. E anche per la parte un po' divertente, devo dire che spesso i turisti confondono Lucerna con Losanna. Sì, infatti. Non so tutti, beh, insomma. Senti, volevo chiederti, c'è qualcosa che cambieresti da rappresentante di Losanna Turismo nella tua città? Allora, direi che proprio alla città, un mio rimpianto è di forse non avere un aeroporto direttamente qui a Losanna, perché per esempio la gente è a volte spaventata di arrivare a Ginevra e di prendere il treno fino a Losanna, però alla fine è molto facile perché la stazione si trova dentro l'aeroporto e sono alla fine solo 40 minuti in un treno diretto. Se per esempio facciamo il confronto con Londra, di arrivare in un aeroporto fuori città e arrivare fino al centro città, alla fine ci vuole molto di più. Ma delle volte è anche questo messaggio che è difficile da fare passare. Poi a livello promozione è anche difficile di fare la differenza tra il cantone del Vaud e il capoluogo Losanna, perché per esempio parlavamo di Lucerna, il capoluogo, dunque la città di Lucerna fa parte del cantone di Lucerna. La stessa cosa per Ginevra, la stessa cosa per esempio per Berna, però non è il caso per Losanna. Dunque, delle volte i turisti hanno difficoltà a fare il legame tra Losanna, che è il capoluogo del cantone del Vaud. Certo. Angelica, c'è qualcosa che copieresti da noi italiani? Direi per le mie origini sicuramente il cibo. E forse anche un po' la spontaneità degli italiani. Bravo. Senti, immagino che tu viaggi parecchio. Qual è il tuo prossimo viaggio? Allora, il prossimo viaggio sarà il mese prossimo, sicuramente per andare a vedere i miei familiari in Italia, ma sicuramente qualcosa di un po' più esotico si farà a fine anno in Asia o in America del Sud, zaino in spalle all'avventura, perché alla fine è anche per questo che faccio questo mestiere, mi piace scoprire,
fare scoprire dove vivo attraverso i miei occhi e dunque di scoprire questi posti viaggiando un po' in maniera un po', diciamo, senza organizzazione per poter scoprire giustamente il modo attraverso gli occhi degli abitanti. Senti, c'è un posto che ti ha colpito ultimamente nei tuoi viaggi? Allora, gli ultimi due, forse perché sono anche più freschi in mente, le Filippine e Cuba, erano molto particolari e molto diversi. Bene. Senti, Angelica, ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità e dell'intervista che ci hai concesso. Grazie a voi e vi aspetto a Losanna. A Grazie. presto. A presto, buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Ecco, questa sera abbiamo avuto noi Angelica presso Lausanne Tourism, giovane promessa nel panorama turistico elvetico. Grazie a tutti e buona serata.